Buonasera signori, eccoci qui come promesso per trattare il tema sulla sicurezza. Nell'ultimo post avevamo proposto quattro opzioni ad un questionario su che tipo di argomento avreste voluto trattare in questo video. La stragrande maggioranza delle persone ha scelto un video sugli argomenti di base del tiro. Noi avevamo proposto quattro argomenti che erano appunto argomenti di base, nozioni sulla pulizia delle armi, approfondimenti ulteriori sulla stance. E esercizi, dimostrazione di esercizi per il core, il nucleo centrale del corpo. La stragrande maggioranza delle persone ha scelto di trattare argomenti di base e noi, nell'ambito degli argomenti di base, abbiamo scelto l'argomento sicuramente più importante che è quello della sicurezza. Questo sicuramente ha un valore assoluto perché la sicurezza viene e deve essere messa per forza al primo posto da chiunque maneggi un'arma. Nell'ambito della sicurezza, noi potremmo valutare tantissimi argomenti, ci sarebbe veramente da stilare delle enciclopedie, anzi sono già state stilate delle enciclopedie, ma noi stasera tratteremo in breve le quattro regole fondamentali sul tiro. Sono regole famose, sono regole in voga già da tantissimi anni, conosciute alla stragrande maggioranza dei tiratori, ma nonostante tutto noi dobbiamo considerare che queste quattro regole non sono appannaggio soltanto dei cosiddetti neofiti, ma anche a carico di persone molto esperte, perché dobbiamo fare comunque presente che una buona percentuale degli errori che vengono commessi dai tiratori spesso vengono commessi dalle persone considerate un pochino più esperte nel maneggio delle armi, perché questo è un fatto naturale, si comincia a sopravvalutare le proprie capacità, si sottovalutano le condizioni esterne ed ecco che tante volte purtroppo persone anche con una buona esperienza nel maneggio delle armi commettono degli errori. Quindi queste quattro regole noi le dobbiamo sempre tenere presente, ripassare ogni volta a noi stessi, farle presente a noi stessi perché sono sempre comunque valide ad ogni livello. Quindi le ripassiamo insieme. Per chi ancora non le conosce, le presenteremo stasera per la prima volta, in modo che così anche coloro che ci hanno chiesto delle nozioni di base possano entrare nel mondo del tiro con le quattro regole della sicurezza ben in mente. La prima regola sulla sicurezza è considerare un'arma sempre carica. Ebbene sì, noi dobbiamo considerare un'arma sempre carica, anche quando credo che questa sia scarica. Perché noi dobbiamo comunque considerare che un'arma di per sé non rappresenta un pericolo oggettivo, perché un'arma è un oggetto inanimato, come una pietra, quindi di per sé l'arma non spara da sola e non può rappresentare un pericolo, quindi io non devo temere da questo punto di vista l'arma, ma la devo rispettare. Devo rispettare l'arma, devo essere disciplinato nell'uso di esse e devo comunque considerarle sempre cariche a scapito di qualsiasi equivoco e errore di interpretazione. La seconda regola molto importante sull'utilizzo delle armi è di non puntare mai un'arma su ciò che non voglio colpire. Quindi io, in relazione alla prima regola, considerando un'arma sempre carica, anche quando essa non lo è, devo comunque evitare di puntarla su qualcosa che comunque non vorrei mai colpire. Questo è molto importante, è una questione di disciplina nell'uso dell'arma. Quindi anche se so che scarica, anche se non c'è il caricatore inserito e sono sicuro che non c'è il corpo in canna, non devo mai puntarla su qualcosa che non vorrei colpire. La terza regola fondamentale di sicurezza è di tenere sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non ho deciso di colpire qualcosa. Quindi questa è una delle regole più importanti, okay, all'interno di questo corollario sacrosanto nell'utilizzo delle armi. Devo sempre tenere il dito fuori dal grilletto fino a quando non ho deciso di fare fuoco su qualcosa che ho identificato. Quindi questa è una regola molto importante, soprattutto nelle sessioni in poligono, quando sono sotto stress, quando sono stanco, quando penso di aver finito ed esaurito i colpi nel caricatore, comunque devo sempre tirare fuori il dito dal grilletto. E quindi questa è una regola che purtroppo molte volte noi vediamo essere trasgredita
nelle sessioni di tiro in poligono da parecchi frequentatori di poligoni, anche se considerati esperti. Quindi il dito sempre fuori dal grilletto. La quarta regola essenziale della sicurezza è di considerare sempre ciò che sta dietro e attorno il bersaglio che andrò a colpire. Quindi, quando decido di fare fuoco su un bersaglio, devo comunque valutare dietro ad esso e intorno ad esso che cosa c'è, che cosa si paventa. Perché nel momento in cui io ho deciso di fare fuoco, quindi si presume che l'arma sia carica, che io abbia puntato l'arma su qualcosa che io voglio colpire, che ormai sono nella fase di scatto e quindi ho il dito nel grilletto, l'ultimo step è di considerare cosa c'è dietro la sagoma e intorno, perché è naturale che la potenza, l'energia cinetica di questo colpo che viene esploso da questa meravigliosa macchina termobalistica che è la mia arma, oltrepassi la sagoma di cartone e quindi io devo essere attento a cosa c'è dietro. Ma anche nel tiro difensivo, noi siamo soliti trattare lo sport, ma anche soprattutto nel tiro difensivo e soprattutto a coloro che usano le armi a livello professionale, nel momento in cui ho deciso di attingere a qualcosa che potrebbe essere comunque una minaccia, devo stare attento a cosa c'è dietro. E perché alcuni calibri sono talmente potenti che potrebbero addirittura oltrepassare il mio bersaglio e quindi colpire quello che ci sta dietro. E anche intorno, perché nel caso in cui qualcosa vada male, io sbagli la mira o comunque un movimento inconsulto, io potrei colpire qualcosa che sta intorno al mio bersaglio. Quindi ricapitoliamo insieme le nostre quattro regole fondamentali sulla sicurezza. Prima regola, devo considerare un'arma sempre carica. Seconda regola, non devo mai puntare un'arma su ciò che non voglio colpire. Terza regola, devo tenere sempre il dito fuori dal grilletto fin quando non ho deciso di colpire qualcosa. Quarta regola, devo sempre valutare cosa c'è dietro e attorno il bersaglio. Nei prossimi video vi faremo vedere, per chi lo desidera, le procedure di scaricamento nel dettaglio e valuteremo altre questioni sul tema della sicurezza. Per questa sera per noi è tutto, ci auguriamo di essere stati esaustivi, se avete delle domande fatecele pure, non abbiate vergogna, ci vediamo la prossima volta, buonasera, The Real Mindset.